Ci troviamo a Tricchiana, dietro i 19 ettari di Casteldardo, dove un'azienda agricola trevisana ha piantato prosecco, e ci troviamo con Federico, il quale sabato 3 si è sentito male dopo dei trattamenti non comunicati dall'azienda agricola. Federico, cosa è successo? Praticamente ci stavamo preparando a pranzare mia moglie, ma erano già le 2 meno un quarto, le 14 meno un quarto, e all'improvviso mia moglie mi ha allertato e si è accorta che c'era una gran nuvola alle nostre spalle che stava arrivando. Non avevamo neppure sentito ancora il rumore dei trattori, probabilmente erano appena arrivati, perché di solito quando fanno i trattamenti, in genere li fanno la mattina, permettiamo questo, sempre sul tarda mattinata verso le 10, 10 e mezza, 11. E invece sabato sono arrivati alle 2 e all'improvviso ci siamo trovati con una nuvola che arrivava verso casa nostra. C'era anche non fortissimo vento, ma comunque c'era vento e questo ha fatto sì che questa nuvola arrivasse direttamente verso noi, verso casa mia. Ero sul tavolo sul sottoportico qui dove siamo adesso, che stavo mangiando, ci stavo preparando a mangiare e si è investita questa nuvola. Ci siamo corsi direttamente verso di loro dicendogli di fermarsi, perché ci siamo accorti che il trattore che faceva questa nuvola non aveva neanche gli aspiratori, perché ormai purtroppo sono 3 anni che ci sono in mezzo a questa situazione, è so riconoscere se un trattore c'è, cioè, lo vede chiunque, è facile da riconoscere che non ha gli aspiratori. E ce n'era un altro appena sopra a casa nostra con gli aspiratori. Quello senza aspiratori immediatamente ha cercato di leguarsi e è andato a trattare i vigneti più a monte, nascondendosi poi, mentre si è fermato l'altro, al quale mi sono recato, gli ho chiesto subito di spegnere il motore, che non mi avvicinavo, perché anche il suo, sebbene avesse gli aspiratori, comunque stava emanando del prodotto, adesso non so neppure che prodotto ho respirato a questo punto, e usciva il prodotto da sopra i recuperatori. Li ho avvisati che avrei sporto denuncia se non si fermavano immediatamente. Poco dopo, sia io che mia moglie, abbiamo cominciato a avvertire bruciori alla trachea, e anche all'esofago, Esofago. e io successivamente ho cominciato ad avere bruciori anche ai polmoni. Io ho cominciato a preoccuparmi veramente, perché fino a che era solo alla gola c'era già capitato. Purtroppo sono 3 anni che ci viviamo vicino e qualche bruciore alla gola l'avevamo sempre avuto quando facevano i trattamenti. E mentre sabato ho avuto anche bruciori addirittura anche ai polmoni, lì ho veramente preso molta paura. Cioè, non so neanche cosa stanno buttando, potrebbero buttare acqua e zucchero per quello che ne so, ma probabilmente non era acqua e zucchero quello che mi stavano riempiendo nei polmoni. Mi sono recato al pronto soccorso verso le 3, perché ormai, sebbene non avevo più molta fame, perché ho preferito mangiare, ho chiamato un vicino di casa che avvisasse i vigili urbani. So che sono intervenuti, ma non devono aver fatto granché. Diciamo che il bruciore ai polmoni mi è sparito solo alle 5 grazie a un afflebo di antibiotici che mi hanno somministrato al pronto soccorso, e sono rimasto in osservazione in pronto soccorso fino alle 18 e 10 minuti della sera, quando finalmente almeno a livello polmonare ed esofago non avevo più bruciori. Tuttora è lunedì, ho ancora bruciori alla gola, forse si sente anche un po' dalla voce che è ancora un po' bassa. Così mi auguro che questo non succeda più, perché non, veramente è un brutto vivere.